Ciao a tutti, i amici del canale Satori, ben ritrovati ancora una volta. Oggi un graditissimo ritorno qui con me o Federico Franco. Ciao Federico. Ciao Giulio. Ciao. Grazie ancora per aver riaccettato il mio invito. Grazie a te. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, anzi, in realtà sarebbero due, che sono le recidive mm. e i sogni. Quindi io inizierei subito chiedendoti le recidive, che cosa sono sotto un punto di vista delle cinque leggi biologiche. Ok, ma allora eh, diciamo che il significato in biologia del, del discorso delle recidive è, è contenuto già nella, nella parola stessa, quindi recidivare vuol dire ripetere una, un qualcosa, una manifestazione, un qualcosa che eh, compare una volta ma che continua a comparire lungo il corso del tempo. E se dobbiamo parlare di manifestazioni sintomatiche, la recidiva in biologia significa una manifestazione sintomatica che un individuo esprime una volta nella sua vita e poi nel corso del tempo tende a rimanifestare quella, quella sintomatologia. Quindi in chiave, se vogliamo stare un po' più nel discorso americano, una recidiva conflittuale sostanzialmente. Significa che quell'individuo eh, è sempre eh, dentro, fuori, dentro e fuori da una situazione che lui stesso ancora non ha integrato, non ha elaborato completamente e quindi proprio, se vogliamo dirla con la seconda legge, no? prendendo in considerazione l'andamento bifasico del corpo, degli organi, c'è un, un impatto emotivo che viene ripetuto, viene ripercepito. Con un'intensità che può nel tempo manifestare continuamente una determinata sintomatologia. Questo come, come lettura basica del concetto di recidiva o recidiva conflittuale, se vogliamo stare nei termini americani. Quindi. Ehm... Eh, sì, un, può, può, può anche manifestarsi come un aggravamento della, della sintomatologia, nel momento in cui c'è una situazione che entra ed esco, entra ed esco, fase attiva, fase di soluzione, fase attiva, fase di soluzione, e lì nel, sul discorso delle recidive bisogna, è intelligente andare a capire che cos'è che sta succedendo, ovvero qual è la causa di queste recidive, cioè è la persona che non si è, da quella situazione che la fa impattare emotivamente in maniera così intensa è il sintomo perché anche il sintomo può essere una, una un, può, può, può provocare delle percezioni recidivanti, soprattutto come mi chiedeva all'inizio di questo spazio di intervista eh, quelle sintomatologie che hanno a che fare con alcuni dei foglietti embrionali come il mesoderma recente, come l'ectoderma, quelle strutture organiche che nella loro fase vagotonica possono essere, proprio per la delicatezza della sintomatologia che manifestano, se incomprese, se, se mal gestite, possono essere fonte di recidiva. In particolar modo la recidiva, se vogliamo restare nel in, sul, sul discorso che il sintomo può essere una recidiva conflittuale, Sicuramente uno dei sintomi che bisogna saper gestire in maniera intelligente è quello del dolore e delle varie tipologie di dolore che noi possiamo manifestare. È sicuramente quello che ha a che fare con quegli organi, quelle parti organiche che hanno quella derivazione del mesoderma recente e che quindi hanno quel titolo, quel, quel titolo conflittuale che li abbraccia un po' tutti, che è quello del non riuscire a o per psicologizzare il concetto dei conflitti di svalutazione, i dolori come i dolori ossei, i dolori muscolari, sono dolori molto importanti, molto intensi, che, lo ste, che la stessa intensità di quel dolore che si manifesta può, in questo caso, portare nuovamente l'individuo a svalutarsi ulteriormente. Facciamo l'esempio banale di una riparazione ossea. A seguito di un'uscita, uno spostamento da una situazione di svalutazione che inizia a provocare, mh, perché il processo fisiologico nella fase vagotonica prevede anche questo, questo, questo segnale di dolore, che è biologicamente sensato perché il dolore ha quel significato di tenerti fermo e quindi è, quando, è come se il cervello ti dicesse in quel momento attraverso il dolore mi raccomando stai fermo perché sto riparando un tessuto ed è importante che questa riparazione avvenga nella maniera più lineare possibile, armonica possibile, in quei casi lì, quando la persona è dentro a un dolore forte, c'è il rischio facilmente che si risenta nuovamente svalutato. Questo è un esempio. Però per, per recidive conflittuali è quando... Appunto, la persona in qualche modo è sempre incastrata in una dinamica di un certo tipo, non è ancora uscita, non si è ancora spostata completamente da quelle che sono le cause di questa situazione. Insomma, questo una in una curiosità, Federico, se correggimi se sbaglio, eh. il fatto di uscire come hai appena citato tu, nell'esempio, di una dinamica di riparazione a livello ossea, sì, sì. è come. Se fosse da un punto di vista psicologico, vedendolo da un punto di vista meriano, già stesso il fatto di metterti a riposo è già quello un aiuto psicologico, che però noi percepiamo come un qualcosa di ostacolante per il, per il nostro vivere. Sì, ma eh, eh, que eh, questa è una domanda intelligente perché questa domanda che tu fai... È sempre da vestire sulla percezione individuale. Perché un conto, fa, facciamo un esempio banale, ma che banale non è, cioè una riparazione su un livello osseo, facciamo questo esempio qui, eh, di un individuo eh, che, a cui tutto sommato non interessa più di tanto, la, non ha una così forte esigenza di rimuoversi nel breve tempo, è un conto. Proviamo però a pensare per esempio in un atleta, in uno sportivo, in uno sportivo che magari eh, lo sport, la sua attività sportiva è la sua professione, un danno a un organo come di derivazione mesodermica, del mesoderma recente, può innescare invece una serie di recidive, proprio perché deve stare fermo. Quindi eh, è sempre la tua domanda legata alla percezione individuale che, ha, che è da vestire sull'individuo, è da capire che, co, quanto è importante per quell'individuo la sua condizione. Cioè il tornare ad essere come prima. È sempre, è sempre individuale. Perché giustamente se poi ritorno in quella condizione, automaticamente ritorno anche a decidivare. Aspetta, in che senso me lo dici? Nel senso che se io riesco a riparare perché voglio tornare a come ero prima, automaticamente è come se ritornassi in quella dinamica che mi ha portato poi ad avere quel problema. Beh, allora lì, eh, eh, sempre caso per caso, bisogna accompagnare, eh, è intelligente accompagnare questo, questo, questo momento riparativo anche con una spiegazione del fatto che, allora, per esempio, il senso biologico che caratterizza il mesoderma recente è proprio quello di, del darti di più alla fine di una riparazione, proprio per renderti più forte a fronteggiare una situazione che precedentemente tu hai vissuto, di non riuscire, cioè nella maniera in cui tu hai vissuto come non, troppo grande per te, quindi l'hai percepita e l'hai vissuta con un senso di svalutazione. Faccio l'esempio dell'atleta, perché eh, io stesso sono stato atleta tanti anni e, e ho avuto delle situazioni, per esempio, recidivanti, eh, recidivanti a livello di tendini, quindi parliamo comunque sempre di una struttura di mesoderma recente. Ed era una svalutazione sportiva la mia. Il terreno di questa svalutazione era naturalmente già stato attivato a, in merito al mio vissuto personale eh, e quindi nel mio ambiente familiare. Però io ricordo come ai tempi, tutte le volte che io soffrivo, io ho sofferto tanto di tendinite e ricordo che, qual era la mia esigenza per la passione e la, e la volontà di continuare a svolgere lo sport che stavo svolgendo, di uscire il, il, nella... Nella maniera più veloce, da, questa, da, da questo dolore, da questo fastidio che il tendine, sto parlando del tendine rotulio in questo caso, mi stava dando perché volevo tornare a tutti i costi il prima possibile a giocare. Il problema è che eh, nessuno mi spiegava, figurate, all'epoca, ma anche io le conoscevo le cinque leggi biologiche, ma. Non ho avuto, ho avuto persone che mi hanno gestito questa tendinite, quindi ti sto parlando di medici, di fisioterapisti, perché li ho avuti, ma nessuno di loro, ehm, eh, diciamo, accompagnava la gestione anche farmacologica di questo fastidio e dolore attraverso i classici antinfiammatori, ma nessuno mi spiegava. Ehm, il fatto che il tendine era in un determinato processo vagotonico, stava svolgendo un'azione intelligente, che dovevo darmi dei tempi e che soprattutto dovevo imparare a riconoscere il fatto che in qualche modo in quel tendine lì c'era un messaggio da cogliere per me. E il messaggio da cogliere per me è che io lo stavo infiammando, ci recidivavo perché avevo fatto uno scalino evolutivo nel mio picco. Tanto è vero, Giulio, che la mia tendinita è partita, a guarda caso, quando ho iniziato a sentirmi di essere più bravo a praticare lo sport che stavo facendo. Quando iniziavo a percepire di me i primi risultati. E infatti mi ricordo che eh, i primi dolori, quindi i primi fastidi che ho avuto, ero giovane, avevo 17-18 anni, sono stati impattanti e mi hanno risvalutato. Non, perché? Perché non sapevo... Il contenuto eh, simbolico anche che mi stava portando quel tendine quindi insomma la, è sempre eh, e l'ho recidivato tanto l'ho recidivato talmente tanto che eh, mi ricordo che a 22 anni poi io anche eh, mi sono fatto l'intervento chirurgico perché avevo inspessito talmente tanto il tendine si era raddoppiato quasi tra l'altro avevo anche una calcificazione molto grande tra il tendine lo strato superiore e, e insomma non ce la facevo più con l'ortopedico poi abbiamo concordato l'intervento chirurgico che effettivamente è stato molto utile perché avevo una condizione tendinea che era 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 troppo esasperata e, però perché ho recidivato ho recidivato perché eh, non comprendevo nessuno Nessuno me lo, me, lo, me lo faceva comprendere, ero molto giovane. Il fatto che al di là dell'infiammazione tendinea bisognava lavorare sul mio sentito emotivo di svalutazione in merito, in quel momento lì della mia esistenza, a una svalutazione sportiva vera e propria. Cioè, non mi sentivo all'altezza inizialmente di, eh, perché non riuscivo a raggiungere i risultati che desideravo raggiungere, e nel momento in cui nei fatti ho raggiunto dei risultati che mi hanno ha aumentato la stima di me proprio per la caratteristica del processo del tendine rotulio che nella sua derivazione mesodermica, del mesoderma recente, quando finalmente ho sciolto quell'emozione relativa a quell'ambito lì, mio esistenziale, è lì che il tendine rotulio ha avuto la sua risposta sintomatologica. Ma eh, l'ho mal gestita, l'ho mal gestita. Eh, sì, prendi l'antinfiammatorio una volta, la seconda volta, ma se in concomitanza non si lavora neanche sul sentito emotivo, sul sentito psicologico che, che, che vive l'individuo, in questo caso quello che vivevo io, da lì ai due, tre, quattro anni successivi la cosa si è andata a ripetere fino ad arrivare all'esasperazione, quindi l'intervento chirurgico, che però è stato tra virgolette risolutivo perché. In qualche modo, dopo quell'intervento, ho fatto la mia, riabil la mia ri la riabilitazione, ma ho comunque continuato a giocare, maturando in me un senso di stima maggiore e quindi accusando sempre meno. E qui arriva fuori un altro aspetto che può essere colto nelle recidive, perché è vero che ho avuto da lì in avanti, avevo 21-22 anni. Non ho più avuto una sintomatologia tendinea da tenermi fermo o comunque da avere una certa, un certo peso. Ma non ti nego che fin tanto che ho giocato ho sempre avuto, mi ricordo, in alcuni momenti un po' di paura. Quindi ci facevo più attenzione, spendevo più tempo nel riscaldamento. Eh, alle prime fitte che il tendine mi dava mi partiva un pochettino di paura e mi faceva rientrare in quel circolo dio adesso riprende la tendinite che due scatole insomma quindi in questo esempio qui personale gli aspetti che possono causare le recidive eh, possono essere diversi quindi è... dal dolore stesso fino ad arrivare, nonostante il dolore non ci sia più e abbia ottenuto e sentito un, un effettivo miglioramento, però ai primi allarmi rientrare nella paura, che è una paura biologicamente sensata per l'intensità con la quale ho vissuto quella situazione ma al tempo stesso rischia di essere nuovamente bloccante a fare in modo che io continui sul mio percorso. Uscendo un attimo dal, dalle cinque leggi e entrando un attimino nel tuo campo di psicologo, la recidiva anche là esiste e come viene eventualmente spiegata? La recidiva anche là esiste in che senso, Giulio? Se una persona viene e ti racconta che è sempre in quella determinata situazione, come, eh, come la psicologia riesce eventualmente a spiegare? Allora, come la psicologia riesca a spiegare questa cosa, la, la domanda più onesta che ti posso dare è non lo so, ma una psicologia abbinata alla conoscenza della biologia... Eh, ha degli strumenti in più per poter mettere nero su bianco insieme a quella persona lì andare a cercare quelle che sono le situazioni che sono causa della recidiva non la causa conflittuale e quindi una volta messo nero su bianco incominciare a lavorarci ma eh, siccome la mh, il termine recidiva, per quanto mi riguarda, Giulio, è un termine fortemente legato alla biologia. Quindi mh, è proprio grazie alla conoscenza delle cinque leggi biologiche che la si può integrare anche in tutte quelle modalità in cui l'individuo si incastra, perché poi alla fine io te ne ho enunciate due di cause di recidiva, cioè la paura di rientrare in quello stato di dolore o il dolore stesso nel mio caso, nel caso del tendine però se facciamo un salto di livello e, lo fac e facciamo anche un salto di livello cerebrale, quindi vogliamo parlare un po' delle recidive ectodermiche, ecco lì si toccano degli altri spazi, degli altri ambiti dell'essere umano che sono tutti quelli relazionali. Quindi la recidiva dove si pone? Su quale livello? Spesso e volentieri nel ripetersi di relazioni che hanno dei comuni denominatori che riportano l'individuo a vivere delle situazioni che ha vissuto precedentemente, quasi sempre vissute, per non dire sempre vissute all'interno dell'ambito familiare. E quindi lì il lavoro è proprio di, 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 met, di portare alla luce quegli elementi relazionali, anche familiari, e il lavoro con l'individuo è proprio quello di, 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 di cercare di fargli vedere come questa ripetitività, quindi questa causa di recidiva, è determinata da un qualcosa che è nato molto, nel, molto tempo prima nel tempo, nel vissuto di quella persona. Però anche qui ogni situazione è a sé, c'è sempre il rispetto del vissuto individuale, non c'è un protocollo, ecco. Ok. Venendo un attimino forse alla parte che è quella più interessante, non perché le recidive non lo siano, ma il fatto di poterle abbinare a quando noi viviamo delle esperienze che facciamo tutte le notti, che sono i sogni. E quindi da qui la domanda che mi è saltata in mente, i sogni possono riaccendere nel corso della notte delle dinamiche che l'individuo ha registrato durante il giorno o addirittura di poterle risolvere? Tramite un altro linguaggio che è il linguaggio dell'inconscio. Eh, allora, questo è un tema molto interessante e io lo vorrei introdurre così, come ti dicevo prima, sì. perché è una cosa che volevo dire anche nel, nell'altra puntata quando ci siamo conosciuti, che la, la prima intervista, la psicologia incontra le cinque leggi biologiche. Allora, in campo psicologico, io credo di non, di non dire nulla di nuovo parlando dei sogni, cioè quindi la, il materiale onirico è famoso per essere stato interpretato da Sigmund Freud, ok? Ci ha, ha scritto libri, c'è scritto addirittura il suo libro, L'Interpretazione dei Sogni. Ma lo stesso Freud, non so quanti eh, di chi, degli addetti ai lavori lo sanno, verso l, eh, la fine della sua carriera affermò, queste sono le sue testuali parole, che la psicoanalisi è stato il tentativo di scoprire quello che la biologia in futuro scoprirà e dimostrerà scientificamente. Per tantissimi aspetti quel futuro è arrivato con il lavoro di Hammer, però perché ti dico questo? Perché anche nel lavoro di interpretazione dei sogni di Freud, c'è un aspetto biologico molto importante. Adesso, in maniera molto sintetica, che cos'è che diceva Freud in merito a che cos'è un sogno, come si struttura un sogno? Freud diceva sostanzialmente che il sogno si struttura con le istanze inconsce, quindi con il nostro inconscio che, durante il sonno, viene fuori e simbolicamente viene a manifestare quelli che sono i nostri aspetti conflittuali anche, ma non solo conflittuali, anche i nostri desideri. C'è un aspetto legato alle percezioni che noi abbiamo registrato durante il corso della nostra giornata. E come terzo aspetto, che di fatto è quello che va a dimostrare come questa connessione psicocorpo non svanisce mai, sia di giorno che di notte, lui diceva che il contorno, diciamo la parte della dell'occeanografia del sogno è determinato anche dalle percezioni che noi abbiamo durante il sonno. perché il nostro cervello il nostro sistema neurovegetativo autonomo funziona automaticamente funziona anche di notte quindi che cos'è un sogno è lì secondo l'interpretazione freudiana il suo quelle che sono state le sue ricerche le sue scoperte è lì insieme di questi tre di questi tre elementi l'inconscio le percezioni registrate durante il corso del giorno, durante la nostra giornata e le percezioni che comunque continuiamo ad, avere, continuiamo ad avere durante la notte. Per fare un esempio semplice, sarà capitato a molti di sognare, di correre, di dover scappare via, però nel sonno di fare una grandissima fatica. Ok? È molto facile che quel sogno all'interno del quale io mi vedo, mi sento che sto facendo fatica a correre, corro lentamente, quel correre lentamente possa essere in qualche modo associato anche al fatto che durante il sonno le lenzuola mi stiano tenendo strette le gambe, ma al tempo stesso che io di giorno abbia avuto la necessità di scappare via da una situazione. Quindi di nuovo che cosa succede? Percezioni diurne, percezioni notturne, fatica di muovere le gambe perché sono sotto le coperte, sotto le lenzuola, e il mio aspetto inconscio, cioè la necessità di uscire da una situazione. Anche Hammer nel suo lavoro parla di un'associazione onirica rispetto alle nostre situazioni biologiche conflittuali, in particolar modo... Visto che tu hai fatto il percorso e che ci sta ascoltando, che magari ha studiato le cinque leggi biologiche, questa cosa è nota perché studia le cinque leggi biologiche in quella che Amer ha definito la costellazione planante. Che cos'è la costellazione planante? È quella combinazione cerebrale che chiama in causa il relè della mucosa dei bronchi sull'emisfero destro e il relè della mucosa lar laringia sull'emisfero sinistro. Quindi siamo ad un livello ectodermico, ad un livello di minaccia territoriale e quando c'è questa forte combinazione si crea ah, la definita costellazione planante. Perché la definita costellazione planante? Non è un caso, perché lui ha scoperto che quando c'è questa combinazione dettata appunto da impatti emotivi che l'individuo vive e sente traslandoli. Su queste aree cerebrali, con quel contenuto emotivo di minaccia di territorio di qualcuno che all'interno del mio spazio vitale mi sta minacciando, e le, queste combinazioni si manifestano insieme sull'emisfero destra e sinistra, ci sono anche dei particolari, dei particolari aspetti onirici che sono quelli appunto di sognare di volare o sognare di cadere, per esempio. Il sognare di volare, del cadere. Dipende su qual è quell'emisfero che è coinvolto di più, se c'è l'emisfero destro che è coinvolto maggiormente, e quindi c'è uno stato depressivo all'interno di quell'individuo più forte, allora ci sarà la tendenza a sognare di cadere, il sognare di volare invece fa riferimento alla, alla, alla maggiore attivazione rispetto all'emisfero sinistro, dove c'è quel colorito maniacale che ha proprio la risposta contraria a quello depressivo. Detta in sintesi. Però insomma eh, è molto interessante come lo stesso Hammer abbia eh, preso in considerazione e, e scoperto come la nostra, la nostra attività onirica non è mai slegata dall'attivazione biologica che viviamo nella nostra vita. Quindi eh, personalmente io ritengo che i sogni. Eh, siano da tenere in considerazione se non altro come check-up esistenziale, nel senso di prendere nota di quello che il, mondo, il nostro mondo onirico ci porta per eh, eventualmente farci mh, prendere più, più consapevolezza su quelli che possono essere non solo i nostri problemi, eh, ma anche quello di cui noi necessitiamo, i nostri desideri. Tu mi dicevi se un sogno può essere causa... Di un conflitto prima? Sì. Beh, eh, sicuramente ognuno di noi ha avuto degli incubi, o è facile che l'abbia avuto, e soprattutto anche da piccolino, e quindi eh, sicuramente qualcuno può ricordare l'esperienza di svegliarsi in, nel cuore della notte perché si sta facendo un brutto sogno. Eh, però è anche vero questo, che se io faccio un un brutto sogno è perché ehm, a monte prima ho vissuto un'esperienza e in quell'esperienza ho memorizzato alcuni elementi che poi mi sono riportato nell'evento onirico. Quindi il sogno di per sé, non mi sento tanto di dire che il sogno di per sé può essere la causa di un conflitto, ma può essere causa di recidiva conflittuale. Quindi aver vissuto un'esperienza, riportarla in una fase onirica, quindi la notte, questa fase onirica si trasforma in un incubo, in un qualcosa che ci riaccende, ci sveglia improvvisamente e quindi ci rimanda in quel momento in una fase molto attiva, ma se questo avviene è perché l'esperienza è stata precedentemente vissuta di giorno. Il bambino che si sveglia perché ha fatto il brutto sogno, ha sognato il mostro? Magari quel mostro, seppur deformato nello spazio temporale onirico, è quel segno di un qualcosa che quel bambino magari ha vissuto in un momento diurno in cui era cosciente e l'ha riportato poi nella fase onirica. Banalmente, ho visto il film dell'orrore con il mio fratellino e me lo sono sognato la notte. Il fatto che la, la cosa che mi ha spaventata è successa durante il film, ma poi dopo l'ho riportato all'interno dei sogni. Ma io, io posso avere anche le recidive sotto il punto di vista onirico. Io posso ripetere anche più volte lo stesso sogno. Allora, io posso ripetere più volte lo stesso sogno, sì, magari con sfumature diverse. Però il contenuto onirico è simile, molto similare, e allora lì c'è, eh, ecco. Personalmente ritengo che può essere un elemento in più per andare a capire che cos'è che stiamo vivendo in merito a un aspetto molto preciso della nostra vita. Però, ehm, ecco, tornando al discorso dei sogni, è sempre interessante come sia Freud che Hammer hanno un comune denominatore. E questo comune denominatore si chiama percezione. E la percezione è. Eh, è l'azione che è protagonista della nostra biologia, della manifestazione biologica, del nostro aspetto biologico. Cioè Quindi che, che, che l'abbia detto Freud a, su, a suo modo, che l'abbia dimostrato Hammer con le sue ricerche, come per esempio la costellazione planante, il comune denominatore del nostro tessuto biologico è sempre presente. A me sembra che Hammer nel suo lavoro di sviluppare le cinque leggi, quindi... A ogni tessuto, ad ogni organo abbia dato un senso, eh, un significato ben preciso, abbia anche raccolto da un punto di vista psicologico, comunque, se vuoi anche a livello etologico, eziologico, tutta una serie di fattori che abbia mh, complementato la sfera dell'essere umano, quindi di non lasciare niente fuori dalla dinamica che quella persona vive perché viviamo in branco comune, come fanno gli animali, ci emozioniamo, abbiamo delle emozioni e quindi a livello anche psicologico queste ci influenzano, la macchina biologica va avanti e quindi noi attraverso degli eventi che per noi viviamo ognuno in modo diverso, inaspettato, poi crea quel disagio, quel sintomo, quella malattia. Però è interessante come a me abbia riunito tutte queste caratteristiche in una cosa sola, che, precisiamo, non, non sono per tutti. Come scrisse Claudio Truppiano nel suo primo libro, le cinque leggi biologiche non sono per tutti. Non sono per tutti. Però, insomma, eh, personalmente ritengo che l'aspetto onirico sia un aspetto interessante che sia da tenere in considerazione per dare maggior valore alla, alle, alle basi scientifiche delle cinque leggi biologiche. E credo che sia anche tutto una, un, come dire, un settore, un, una parte da prendere in considerazione, ancora molto aperta. Molto aperta. Assolutamente. Quindi, benvenga. Però che questa connessione sia presente eh, eh, sì, cioè non è, più, non è più da escludere. Non è più da escludere. Anche perché avrebbe poco senso, almeno per il mio punto di vista, slegare l'individuo in più parti non, non ci sarebbe mai una finalità perché ognuno vedrebbe solo il suo e non riuscirebbe mai a convogliarlo nella direzione in cui va quella persona assolutamente sì e quando eh, ci siamo sentiti l'altro giorno eh, che, diciamolo in questa intervista della famosa finestra dell'anima sì. Eh? Di questo punto cerebrale che Amer ha individuato qui 7, 8, 9 centimetri sopra la fronte. Di questo punto cerebrale che non è collegato a nessun organo, ma a quanto pare ha un'attivazione. C'è della materia grigia, insomma, lì che se c'è ha un senso. E eh, se uno legge Amer, quindi anche il suo testamento, il testamento della medicina è interessante capire come eh, quest'uomo sia arrivato a comprendere, a scoprire come questa parte di cervello è come se fosse mh, riservata alla percezione di, 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 di informazioni energetiche che eh, sono su un livello superiore di quello della, della pura materia, della pura biologia, della pura animalità, insomma. È il famoso terzo occhio. Quindi qui si apre tutta la nuova, una dimostrazione scientifica che dovrebbe far felici tutti quelli che si occupano di olismo, quindi il mondo olistico, quelli che portano avanti il discorso del terzo occhio. Sì, il terzo occhio ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, Hammer l'ha individuato in questa finestra dell'anima, come l'ha chiamata lui, dove in qualche modo l'essere umano riceve le informazioni provenienti da altri livelli. Restiamo così. Il terzo occhio, il terzo occhio ce l'abbiamo, sì, ed è biologicamente sensato per noi. E avrebbe il senso di, se vuoi, passami il termine, anche se magari non è corretto, è quello di canalizzare. Di canalizzare, di canalizzare, assolutamente. Eh, trovo, eh, è commovente, tra virgolette, leggere il testamento dove lo stesso Hammer... Eh, Ringrazia suo figlio che è morto per avergli passato, cioè canalizzato le informazioni che lo hanno. non le informazioni delle sue scoperte, ma come muoversi per raggiungere, a comprendere, a scoprire determinate cose. E io questo lo trovo di una poesia estrema, meravigliosa. Concordo. E, insomma. Questo, questo mi viene da dire per quanto riguarda il discorso dei sogni. Sogni, insomma, di, 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 questo che abbiamo, di questi argomenti che abbiamo affrontato in questa intervista, seppur in maniera sintetica. Ma, Va bene, però, insomma, almeno da portare un altro punto di vista sul mondo onirico e sulle correlazioni che poi ci sono su, su un punto di vista biologico. perché... Per quanto uno magari non ne sia conscio, ma magari sogniamo tutte le notti. Non è detto che ce li ricordiamo. No. Però quando, quando noi... fai un incubo o fai un sogno che per te è gradevole, insomma, la mattina te lo ricordi e il corpo risponde, per la mia esperienza, in tutt'altro modo: che uno fa un incubo ti svegli la notte, che sei sudato, che hai il batticuore. La mattina che hai fatto un bel sogno, ti svegli tutto felice, tutto allegro, e, e sei in un altro stato d'animo. Guarda, io nel, nel mio piccolo la, 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 la disegno così. Eh, noi abbiamo questo sistema neurovegetativo autonomo che è gestito dal, dal simpatico e dal parasimpatico, no? due, questi due strumenti biologici che eh, sono sempre copresenti, sia di giorno che di notte. Di giorno... È il simpatico che guida il corpo, di notte invece c'è un cambio, c'è un cambio di regia, è il parasimpatico e quindi abbiamo tutte le risposte fisiologiche di un certo tipo. E però è, è quella parte, quella componente psichica, che non è la componente mentale. Non è la componente mentale, che non quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che, come anche questa componente psichica, non si slega mai dalla nostra fisiologia. È sempre presente e di notte come si manifesta? Con la sceneggiatura e la scenografia del sogno. Questo. Cioè, il sogno è la sceneggiatura e la scenografia della nostra psiche, che non viaggia da sola, per potersi manifestare, come diceva Freud e come ha riconfermato Amers scoprendo per esempio il discorso della costellazione planante. C'è sempre bisogno di un sostegno biologico, di elementi biologici, quindi delle mie percezioni diurne, delle mie registrazioni e delle mie percezioni che ho durante il sonno, che non sono coscienti ma ho. Quindi, insomma, trovo questa combinazione molto affascinante, molto affascinante. E noi non siamo magari consci di tutto quello che ci succede perché magari il nostro cervello registra miliardi di eventi, di fotogrammi al secondo e la stessa cosa, per quello che ne so io, e mi confronto con te su, questo, su questa cosa, anche di notte potrebbe accadere la stessa cosa. Non ricordo tutto, però il mio cervello lo registra. Sì, assolutamente sì. Ma eh, gli esempi sono tanti, sono nei sogni di tutti. Eh, sto, sto sognando, faccio un altro esempio, Giulio, se abbiamo tempo. Se, certo, certo, vai, vai. Eh, sto sognando magari indipendentemente da quello che sto sognando, sono all'interno di un contesto, poi all'interno del sogno incomincio a percepire dei rumori, dei suoni, poi mi, mi attendo. A un certo punto mi accorgo che mi sveglio perché sta suonando la sveglia. Allora che cosa è successo? È successo che non ancora del tutto sveglio, comunque la percezione di un suono esterno, in questo caso della sveglia, ha interagito in quel momento con tutta la mia scenografia del sogno. E facendomi percepire inizialmente il suono nel sogno e poi svegliandomi, rendendomi conto che invece è la sveglia che sta suonando. Questo è un esempio banale, come facevo prima mh, sul discorso del, del, del sognare di scappare, ma non riesco a muovermi bene perché sono sotto le coperte, magari ho le lenzuola rotolate che mi impediscono il movimento. Nuovamente c'è una percezione biologica inconsapevole, ma che sento, ed è sensato che io senta, che va ad influire, ad interagire nel, nel, nel momento onirico che sto, che sto vivendo in quel momento. Mi verrebbe quasi da pensare che ogni tanto per chi ha degli animali, io per esempio ho avuto cani e gatti e anche loro ci sono dei momenti in cui si muovono con il corpo e chissà magari Beh. loro cosa stanno proiettando dall'altra parte e noi automaticamente facciamo la stessa cosa di notte. Assolutamente sì, perché anche i cani sognano, anche i gatti sognano. È perché, eh, come dicevo prima... Mh, e questa è una cosa che mi sento di dire nuovamente. Non, non essendoci mai una divisione tra psiche e corpo, di notte il corpo che entra nella vagotonia, quindi tutto, in tutte quelle fasi fisiologiche di recupero che deve avere per poi tornare eh, in forma al giorno successivo, anche la psiche ha bisogno di una restituzione esperienziale. Quindi la, la psiche ci accompagna di giorno e di notte. Di giorno vive quell'esperienza che in qualche modo attraverso il sogno ce la restituisce anche di notte. E quindi, io questo lo trovo estremamente bello, Assolutamente. anche romantico sotto certi aspetti. È come se di quindi... giorno uno facesse l'esperienza e di notte la digerisse e la portasse dentro di sé attraverso il sogno. Esatto, esattamente. Esattamente, ma tutto questo sogno nella sua impalcatura ha bisogno della biologia. Una cosa non è suddivisa dall'altra. è tutto collegato. Tornando all'esempio della... All della costellazione planante, perché si sogna di volare o di buttarsi giù? Perché il senso biologico di quelle emozioni, il senso biologico dell'attivazione di quelle aree cerebrali. E il fatto che io vada ad attivare per una minaccia di territorio, per uno spavento all'interno del mio territorio, quelle due aree cerebrali lì, è perché quelle due aree cerebrali lì gestiscono quelle sfumature emotive, ma al tempo stesso gestiscono anche quegli organi, quindi bronchi e laringe, di, che si attivano in maniera speciale di fronte a una situazione che, per senso biologico, e spinta ulteriore perché la costellazione è un programma super speciale mi dà quell'opportunità di oltrepassare il problema di distaccarmi dalla realtà che io percepisco eccessivamente minacciosa e quindi o di volare via o di buttarmi giù ma comunque mi dà quella spinta mi restituisce quel significato psichico al fatto che io sto vivendo una situazione molto importante, molto grande, più grande di quella che è la mia eh, risposta effettiva che posso avere, e allora che cosa fa il cervello? Bene, ti distacco dalla realtà, ti porto a volare via o a buttarti giù, ma sempre con, la, con il senso di spostarti da questa cosa che stai vivendo. Tanto è vero che a questa modalità cerebrale... Si, associa anche, si associano anche quelle esperienze che possono aver vissuto alcuni individui di distacco dal corpo. Mi viene in mente la, le, le, le testimonianze di, di quegli individui che dicono di essersi staccati dal corpo durante un intervento chirurgico. Ora, se noi colleghiamo in fila i pezzi, che cosa possiamo capire? che se quell'intervento chirurgico, prima di quell'intervento chirurgico, c'è stata una modalità costellatoria, in questo caso planante, dell'individuo, perché ha vissuto questa cosa come estremamente minacciosa per la sua integrità, per la sua sopravvivenza, ok, allora il cervello in quell'istante ti dà una spinta tale per cui ti distacca dal corpo. È interessante questo. Cioè non c'è nulla di magico, di fantascientifico. Ma di nuovo, torniamo al fatto che la mia struttura biologica si può manifestare anche attraverso queste, questi eventi, queste situazioni, queste manifestazioni. Di nuovo, se non ho la poesia male, Federico, è della biologia. Eh? Se non ho capito male, Federico, è come se attraverso il sogno il cervello mandasse un ulteriore messaggio della de sì. condizione in cui l'individuo si trova per spronarlo magari a a porsi delle domande. Allora, per spronarlo lo, lo lascio in sospeso, chi lo sa, ma sicuramente c'è un significato, sì, assolutamente. Il senso del sogno è quello. Mm, poi, al di là delle interpretazioni, la domanda vera è perché sogniamo? Eh. Ecco, allora, personalmente io ritengo che sogniamo proprio perché questa unione psiche corpo indivisibile ha il senso in qualche modo di registrare le esperienze affinché noi ci rendiamo conto di, di dove siamo, di che cosa stiamo facendo, di come stiamo vivendo, e, e, e non lo fa soltanto di giorno, ma lo fa anche di notte. E io lo trovo straordinario, perché va ad enfatizzare la, la, la meraviglia dell'essere umano la meraviglia dell'essere umano. Siamo meravigliosi, Federico. Siamo, siamo straordinari, siamo straordinari. Siamo dei mammiferi straordinari. Ultimamente, è ultimamente alcuni un po' meno. <ride> Altri... <ride> no, a parte scherzi. No, eh, la, la, la meraviglia della biologia, sotto questo punto di vista, ti apre un mondo. Sì, è interessante, io sono rimasto molto colpito da, qua, da quando, insomma, da queste, da queste congiunzioni, da queste, da queste unioni. E la cosa interessante è che, come ti dicevo già nell'altra intervista, ma come tu già ben sai, ma lo ripeto per chi ascolterà questa intervista, è la possibilità di verificarle queste cose che ti dà la, la gioia di dire, wow, cioè siamo veramente perfetti. È fantastico è fantastico concordo federico le persone dove ti possono trovare sui social su facebook sì. e poi hai anche un sito internet www.federicofrancopsicologia psicobiologia.it che metterai in descrizione come se vuoi insomma come l'altra volta sì e insomma Federico, grazie. Cosa aggiungere? Grazie a te. Grazie. Grazie è stata a te. meravigliosa grazie questa intervista, è stata veramente illuminante e imparo sempre qualcosa di nuovo. Ma impariamo, ma imparo anch'io, impariamo tutti. Anzi, chi guarderà questo video, gli piace, che lo condivida, perché tanto lo scopo è questo, di passare le informazioni. Eh sì, abbiamo bisogno. Mai come ora abbiamo bisogno di informazioni esatto. diverse. E quindi che benvenga, benvenga questa cosa qui. Federico, io ti saluto e grazie ancora. Ciao, ciao, ciao grazie.